Oh, allora, buonasera a tutti. Io sono Demis Albertacci e sono veramente emozionato ed orgoglioso di avere questo incarico per fare da moderatore durante questo incontro dedicato alla fotografia e al videogame. Fra le altre cose, fotografia e videogame, due mie grandissime passioni. La fotografia nel tempo è diventata poi la mia professione, mentre il videogame è rimasta la mia passione assieme al cinema e alla musica. Per farvi capire quanto sono vecchio, il mio primo computer, una console, era un Intellivision, quindi da lì ad andare. Questa serata, tra le altre cose, ho tre super ospiti con me. Inizierei da Cristiano Bonora, che è un virtual photographer. Ciao, ciao Cristiano. Ciao, ciao a tutti. Tra l'altro Cristiano ha vinto nel 2018, e tu correggimi se sbaglio, e Cristiano ha vinto anche un contest organizzato dalla Sony su God of War, è così? È vero, non menti. Ok, perfetto. Poi Successo davvero. passiamo la parola a Giuliano Coren, vorrei presentarvelo, Coren anzi, per l'esattezza. È un collega e amico, tra l'altro anche concittadino direi. Giuliano è un fotografo di grandissimi brand come Nike, Ferrari, Non Indie, esageriamo. insomma, tutto ciò che è bello, diciamo, tutto ciò che è bello. E con lui avremo un punto di vista un po' più critico su quello che è la fotografia, in quanto Giuliano è assolutamente al di fuori dei giochi di quello che riguarda il videogame, ma assolutamente ferrato per quello che è la fotografia. Vedremo un po' cosa ne pensa lui di questo media inserito all'interno dei videogame. E poi, ultimo, ma non per ultimo, diciamo che fa un po' anche gli onori di casa, abbiamo Mattia Pescitelli, che tra l'altro è redattore di Multiplayer, e vado un attimo anche qui a memoria, cura le guide videoludiche e anche tutto ciò che riguarda le gallerie virtuali, diciamo così, all'interno della testata, corretto? Corretto, sì, corretto. Buonasera a tutti, ragazzi. Allora, ragazzi, io come prima domanda, un attimino, visto che devo fare un po' l'avvocato del diavolo per quello che riguarda poi la fotografia, vorrei chiedere a voi come mai avete scelto il mezzo fotografico come mezzo espressivo. Dai, 2 minuti ciascuno, tanto per rompere un po' il ghiaccio, iniziamo nello stesso ordine, vai Cristiano. Allora, come ho scelto questo linguaggio? Beh, io penso che un linguaggio lo scegli come puoi scegliere, che ne so, un'automobile o uno sport da iniziare. È un po' il linguaggio che sceglie te, nel senso che con la fotografia è una cosa che anche in modo molto superficiale tutti hanno provato, no? Qualche volta nella vita, soprattutto oggi che i cellulari fanno anche delle discrete foto. E a un certo punto, soprattutto nello specifico della virtual photography, mi sono scattate due molle. La prima era rendermi conto che c'era veramente un potenziale espressivo enorme con fotografie e videogioco, che non era ancora praticamente sfruttato da quasi nessuno. E il secondo, e qui forse rispondo meglio alla domanda, secondo motivo è questo: della fotografia la cosa che più mi appassiona è la capacità di un linguaggio, di un'immagine che è statica, di raccontare cose che sono soggette al tempo. Cioè tu con un'immagine statica puoi esprimere la velocità, con un'immagine statica puoi raccontare tutta una storia. Però appunto per riuscirci bisogna padroneggiare un linguaggio che è anche complesso. E questo è quello che poi mi ha spinto a saperne sempre di più, leggere sempre di più e impratichirmi sempre di più. E Giuliano?
Beh, dai, diciamo, concordo su molti punti di cui parlava Cristiano. Per me è stata una cosa, diciamo così, è arrivata. Mio zio mi ha regalato una macchina fotografica negativa, perché a quei tempi avevo 14 anni, non dico quanti anni ho, ma sono passati un po' d'anni, quindi oltre la trentina. È stato più che altro un provare a sperimentare, mi è piaciuto subito, e da quella volta lì, poi, quello è stato un inizio, diciamo. Ho visto che era una cosa che mi appassionava, e poi negli anni è tornata, sono riuscito anche a studiare poi fotografia legato comunque anche alla grafica pubblicitaria, sono due cose che sono andate comunque avanti a pari passo per un bel po' di tempo della mia vita, poi fino ad arrivare al 2008 in cui ho deciso di lasciare tutto il resto, dedicarmi solo alla fotografia e quindi di procedere così nella mia vita, e devo dire che a parte quest'anno, che è un anno un po' così, un po' delicato, del resto diciamo che non posso assolutamente lamentarmi. Poi speriamo che si ritorni un po' ai ritmi di prima. Lasciamoci dietro questo 2020, un po' così. Allora, Mattia? Guarda, io con la fotografia ho un rapporto abbastanza recente, perché ho iniziato da giovane, però non troppo, e comunque non sono sicuramente un esperto, un professionista come voi, però comunque sì, ho iniziato recentemente ad appassionarmi, poi ovviamente con l'università e tutto il resto, con il percorso di studi, io faccio cinema, però ovviamente c'è anche un percorso riguardante la fotografia, mi sono appassionato sempre di più, e i videogiochi arrivano sicuramente da prima, da vivo con i videogiochi quasi da quando sono nato praticamente, però con questa possibilità di utilizzare la fotografia virtuale e di esprimere comunque qualcosa di specifico che magari rievoca quel particolare momento di quel gioco, mi ha sempre affascinato, e comunque credo che sia un bel percorso da seguire momentaneamente. Ok, allora intanto chiedo a Pierpaolo se fa partire il primo blocco di immagini che abbiamo preparato per questa sera, e inizierei con una piccola provocazione, chiaramente prendetela così con le pinze, ma tanto per creare dibattito. Secondo me il mondo virtuale e invece il mondo reale, diciamo così, si sono un po' invertiti nel tempo. Prendiamo un esempio, gli ultimi 10 anni, più o meno, qualche anno in più, qualche anno in meno. E voi provate a pensare a sta roba qua. Io quando ho iniziato a videogiocare prendevo una rivista che si chiamava Zap, tanto per citare una rivista famosa che penso, insomma, tutti quelli miei coetanei, insomma, hanno sfogliato, comunque ne hanno sentito parlare per ovvie ragioni. E ricordo perfettamente che all'interno della rivista c'erano gli screenshot di videogiochi. Questi screenshot ci facevano viaggiare con la fantasia, perché era l'unica maniera che avevamo per vedere la grafica, no? La grafica una volta forse era il primo punto, il punto più importante che andava a far decidere se un videogioco era valido o no, perché i mezzi non avevamo di vedere il gameplay, no? Da qualche maniera, no? C'era la recensione, ma l'impatto visivo era fondamentale. Negli anni abbiamo visto che i media si sono evoluti, questi videogiochi comunque AAA soprattutto, ci sono grossi investimenti di denaro, e hanno creato negli ultimi anni dei tool per realizzare delle fotografie in game anche molto sofisticati. Adesso parlo, non so, di quelli che ovviamente conosco un po' di più io, come GT Sport, Horizon, God of War, no? Dove hai la possibilità di staccarti dal personaggio, staccare l'inquadratura, creare la tua inquadratura e andare a lavorare con tempi, diaframmi, esposizione, eccetera, e più tutta una serie di filtri per andare a migliorare, diciamo, la fotografia, renderla ancora un po' più creativa, ok? Nel mondo invece reale siamo passati dalla fotografia analogica, un po' più pensata, riflessiva, perché non si poteva scattare a raffica come facciamo ora, e siamo arrivati agli smartphone, ok? Con cui andiamo in realtà forse a creare degli screenshot della realtà. Chiaramente prendete con le pinze ciò che dico, perché ovviamente c'è anche chi realizza delle ottime fotografie con gli smartphone, fotografie pensate, eccetera. Ricordiamo che ci sono dei premi di giornalismo dedicati a questa roba qua. Ma vorrei un attimo capire anche dal vostro punto di vista, soprattutto di Giuliano, scherzo, vorrei soprattutto sapere dal vostro punto di vista come la vedete questa inversione di tendenza,
cioè la fotografia un po' dove sta andando a parare. Facciamo lo stesso giro e vediamo Cristiano cosa ci dice. Allora, la provocazione secondo me è efficace e in termini generalissimi ci sta, perché la maggior parte delle foto che noi vediamo pubblicate alla meno peggio sui social effettivamente sono istantanee, no? Non c'è dietro un gran lavoro tecnico o di composizione. Poi secondo me bisogna distinguere lo strumento fotografico dalla tecnica fotografica e dal linguaggio fotografico, perché se è vero che è avvenuta una democratizzazione della fotografia, nel senso che tutti ormai hanno sempre in tasca uno strumento per fare foto, la stessa cosa non è avvenuta con il linguaggio, perché il linguaggio presuppone una consapevolezza, uno studio e una pratica. E questo un pochino vale anche per i videogiochi, per cui adesso tutti i ragazzi che hanno in casa il videogioco hanno anche il photo mode, però quanti lo sanno usare con cognizione di causa? Però è vero che ormai vediamo tantissime foto. Una volta per vedere delle foto si aspettava di sviluppare le foto delle vacanze, oppure si compravano i giornali, le riviste. Oggi abbiamo continuamente sott'occhio foto di fattura mediocre. Però appunto se scaviamo un pochino ci rendiamo conto che più una cosa diventa democratica e per tutti, sì, aumenta la quantità ma diminuisce la qualità, e questo secondo me vale sia per la fotografia virtuale sia per quella appunto reale. Ok, Giuliano, senti, non so se hai la possibilità di vedere, stai guardando su Twitch proprio, sì, la gallery che sta scorrendo. Ecco, sì, vorrei, tu che sei totalmente acerbo, no, di fotografia all'interno dei videogame, vorrei un attimo un tuo parere su queste immagini, insomma, che sono, che stanno girando, che poi sono nostre, diciamo così, tranne che tu, in questo caso tu non ci sei in queste immagini. Ecco, non è che vedi queste inquadrature, queste cose? Intanto questa cosa l'ho scoperta con te qualche giorno fa, perché non avevo la più pallida idea che ci fossero delle possibilità di fotografare all'interno dei videogiochi, quindi è una novità suprema in questo momento. Devo dire, sono molto interessanti le foto, così da vedere, e ovviamente io sono un po' un tradizionalista, anche dal mio punto di vista fotografico rimango sempre un po' un tradizionalista, quindi adesso mi metti della carne al fuoco, per cui non posso che dire che sono ancora più tradizionalista, nel senso che lo posso vedere bene come un esercizio, come un esercizio di stile, ma è difficile da paragonare la fotografia virtuale alla fotografia reale, perché secondo il mio punto di vista viaggiano su due binari paralleli che non si incrociano mai. Vedo difficilmente che questi due mondi possano poi incrociarsi. Ovviamente sì, si parla di fotografia in entrambi i casi, però la metodologia, l'approccio della fotografia virtuale e reale sono completamente diversi. Per esempio, la cosa che più mi viene in mente vedendo le foto è che comunque hai delle ambientazioni che già di per sé hanno una luce che funziona bene dappertutto, e poi tu hai la possibilità di muoverti, come dicevi tu, all'interno dello spazio per poi decidere l'inquadratura, quindi prendi tutto il tuo tempo per fare lo scatto. Ed è una cosa che nella realtà, vabbè, ovviamente io parlo dal punto di vista mio professionale, è una cosa che nella realtà non capita quasi mai di avere tutto il tempo del mondo per scegliere una foto, star lì, decidere. E poi comunque non è che l'ambientazione e l'illuminazione è sempre perfetta. Tante volte capita che la foto giusta con uno sfondo giusto, la luce è sbagliata, per cui bisogna sempre lottare con queste cose, col sole che cambia, con le nuvole, col meteo, con tante cose. Quindi emotivamente è un po' più freddo, però devo dire che effettivamente le foto hanno un bel senso e hanno una bella potenza. Ovviamente io parlo dal punto di vista della realizzazione, che comunque è diversa rispetto a quella del mondo reale. Quindi da questo punto di vista posso dire che sono belle, ma secondo me è un mondo totalmente diverso dalla fotografia reale. Ok, come approccio, grazie Mattia. No, certo, ci mancherebbe, anzi a me piace molto proprio perché hai questa visione un po' più ovviamente distaccata del mondo. Però sono molto belle, ammetto. Grazie, guarda, queste sono le mie, quindi vai Mattia. Io la penso un po' come Giuliano, cioè sono fotografia virtuale e fotografia tradizionale sono due cose che vivono nello stesso mondo ma su due binari paralleli, cioè proprio... Non si può, secondo me, non si troverà un punto di incontro definitivo tra i due. Uno si evolverà in un determinato modo e l'altro in un altro, assolutamente. E specialmente la fotografia virtuale, no?
che è passata, si è evoluta, no, da quel, dagli screenshot, come dicevi tu prima, Demis, a sì, questo photo mode, a questi photo mode sempre più elaborati. È vero che permettono, sono una simulazione proprio della fotografia, esatto, sono sì, una simulazione. E quindi non li metterei proprio sullo stesso piano, ma su due piani diversi, come in ambito artistico si sono create correnti diverse, con il passare del tempo si sono trovati nuovi metodi e nuovi modi di utilizzare i materiali che si avevano a disposizione, e quindi si sono create correnti parallele sostanzialmente. Allora, un'altra cosa che mi chiedo è se in realtà questi photo mod possono essere degli strumenti che possono avvicinare le persone alla fotografia. Magari ci sono dei ragazzi... Sì? Demis, prima di cambiare argomento, secondo me era interessante, sì, approfondire qualcosa che è stato detto. Per esempio, la luce, fotografia è scrivere con la luce, non si scappa, no? Quindi è un, sì, argomento centrale, sia che parliamo di fotografia dal vero, sia che parliamo di fotografia virtuale. Uno dei motivi per cui la maggior parte delle foto anche virtuali che vediamo su Instagram e così sono mediocri è che non la prendono abbastanza in considerazione, perché comunque alla peggio la foto esce lo stesso, no? Però dal punto di vista della luce è molto interessante andare a vedere quello che succede nella fotografia virtuale, perché in realtà ci sono sia delle difficoltà comuni alla fotografia dal vero, sia delle difficoltà aggiuntive. Perché? Le difficoltà comuni quali sono? Che se non c'è una bella luce non viene la bella foto. Questo anche nella fotografia virtuale, ed è molto più rara di quello che si creda. Vi faccio un esempio: io adesso sto fotografando The Last of Us parte 2, ho già finito il gioco, al primo giro non ho voluto fare foto, volevo immergermi nella storia, nei personaggi. Adesso che lo sto rigiocando, so già che della galleria che tirerò fuori alla fine, non so se saranno 10-20 immagini, quello che è, in genere sono molto selettivo, la metà probabilmente saranno tutte ambientate nell'ultimissima zona, perché è l'unica con condizioni di luce davvero favorevoli. Quindi attenzione che anche nei videogiochi, okay, le condizioni di luce ottimali sono abbastanza rare. Non solo, con i videogiochi c'è un altro problema. La luce nella fotografia del vero può essere sufficiente, insufficiente, adatta, poco adatta allo scatto, ma è sempre realistica perché è luce reale. Il problema con la fotografia virtuale è che ci sono un sacco di situazioni in cui la luce, al di là della data o inadatta, è proprio posticcia, non funziona, non viene fuori un'immagine. Per cui continuamente nel videogioco dobbiamo cercare sia una illuminazione, diciamo, adatta, sufficiente, ma sia anche un'illuminazione che costituisca, che conferisca alla scena una certa credibilità, che nel 99% dei casi nel videogioco non c'è. Una cosa curiosa della virtual photography è che all'inizio si pensa: caspita, ma è molto più facile della fotografia dal vero, perché posso fermare il tempo, posso metterci tutto il tempo che voglio, e poi piano piano, ma c'è questo problema, ma c'è questa difficoltà, ma la foto che è uscita fa schifo, no? Allora, io parlavo da ignorante, perché non ho mai visto... No, aspetta. Non ho mai toccato con mano, capito? Rispondo io, no, ma va benissimo, mi piace questa cosa qua, cerco di dare una risposta un po' così, visto che ho i piedi un po' in due scarpe, diciamo così, tra la fotografia reale e la fotografia un po' virtuale, che però faccio ovviamente solo per diletto. E, allora, tu hai detto una cosa secondo me giusta, Cristiano, del fatto che la fotografia virtuale in una qualche maniera è condizionata dall'idea dei programmatori. Se lì non c'è una buona luce, noi non possiamo ricrearla con dei flash, no, Giuliano? Nel senso che noi fotografi diciamo che possiamo andare a utilizzare degli strumenti, accessori, per andare a correggere un po' il tiro e farla nostra, va bene, la fotografia. Però condivido a metà quello che hai detto, perché tu stesso hai detto che facendo la gallery per The Last of Us, insomma, queste cose qui, tu sai perfettamente, avendolo giocato, che a un certo punto del videogioco c'è una situazione di luce molto più idonea per fare le foto.
Il problema nella vita reale è che spesso non possiamo tornare indietro nel tempo o rivivere quel momento. Ah, guarda che era la luce. A quell'ora sapevo che erano le foto belle. Quindi, diciamo, c'è questa criticità, ovviamente, no? Però, insomma, mi piace come spunto, mi interessa, ma vedrei che poi andiamo a riaffrontare un attimo questo concetto qui. Tanto sì, tempo... giusto per chiudere, allora sì. ti butto lì due imbeccate che possono essere interessanti. Sì. Se uno vuole ottenere certi risultati, deve inventarsi anche nella virtual photography quello che magari nella fotografia reale è il flash o il riflettore. Ti faccio un esempio: Assassin's Creed Odyssey, combattimento col Minotauro, è buio. Io utilizzavo o una torcia o le magie per creare la luce che mi serviva. Certo, fai di necessità virtù. Per cui anche lì bisogna sviluppare delle certo, strategie. No, assolutamente. Il problema è se non ci sono queste cose qua. E poi come è verissima quella cosa che tu dici, che nella fotografia dal vero intanto non posso prevedere con esattezza che condizioni di luce troverò, ma soprattutto non è detto che un momento, quando è andato, sia perduto per sempre. Posso rigiocare il livello, no? E a quel punto io mi posso ritrovare in una situazione simile, a meno che non sia risultato di una carambola particolare. E quello, secondo me, è il motivo per cui in realtà nella fotografia virtuale non è così importante il momento, cioè l'irripetibilità del momento. Ma andare a scegliere il momento davvero significativo e che possa in qualche senso essere emblematico di un'esperienza molto più ampia rispetto a quel momento. Certo, allora dopo, verso la fine dell'incontro, vedete che riprenderemo un attimo questo tema qua. Io chiederei a Pierpaolo di passare al secondo blocco e qui interpelliamo molto di più Giuliano, e dopo sono curioso di sapere voi cosa ne pensate di questa cosa qua, perché, come ho detto prima, Giuliano comunque realizza dei servizi per Ferrari e qui ho messo un po' una sorta di paragone, anche se insomma, è un termine un po' troppo grosso, delle mie fotografie fatte comodamente seduto sul divano e realizzate all'interno di GT Sport, e andremo a vedere invece le foto che ha fatto realmente Giuliano alla Ferrari, quindi per capire anche le problematiche che ci sono durante gli scatti, l'impossibilità di realizzare probabilmente alcuni scatti, no? Che facciamo in maniera virtuale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto chiederei a te, Giuliano, com'è fotografare per Ferrari? Beh, vabbè, innanzitutto queste foto che vedo, ciao proprio, sono due cose completamente diverse, quello che ho fatto io rispetto a questo. Come fotografare per Ferrari? Beh, tendenzialmente io ho lavorato per la rivista di Ferrari che si chiama TOFM, sarebbe The Original Ferrari Magazine, e ho già realizzato un po' di servizi per loro. Non lo so, io lo vedo come un lavoro normale, io non ho mai avuto passione per le macchine, però mi sono trovato ad affrontare questa situazione che ovviamente esce un po' dai miei binari, però il bello nella propria professione è anche quello di reinventarsi e di accettare anche sfide nuove, quindi l'ho presa con filosofia e sono stato molto contento comunque di poter collaborare con loro. E quindi ho fotografato una cosa inanimata, nel senso che non parla. Io di solito sono abituato comunque ai ritratti, quindi a interagire con le persone. Ecco, qua vediamo, cominciano le foto, anche se sembrava una foto dal gioco, questa è una foto reale, di la verità, perché già vista così sa un po' di GT, a dire la verità. dicevo, i miei erano servizi, la prima foto era di un servizio che ho fatto due anni fa, era un insieme di una centinaia di Ferrari che ha fatto praticamente il giro del Monte Bianco, e per 4 giorni hanno seguito varie strade di montagna, facendo il piccolo San Bernardo, facendo prove cronometriche, e quello era una situazione parecchio difficile, perché io dovevo prima essere davanti alle macchine, fotografare quando passavano, e poi riraggiungerli per fare altri scatti, perché poi c'erano altre cose da fotografare, c'era una foto di gruppo in un aeroporto, eccetera eccetera, quindi la difficoltà era proprio quella di riuscire a raggiungerle sempre. Infatti ho preso 2 autovelox quel giro lì, perché ovviamente riuscire a riprenderle ho dovuto correre. E quindi qui era un misto tra 2 servizi, quello lì che era molto più complicato, e quest'altro invece che è stato fatto a Castel Arquato, in cui si presentava, non è questo, quella prima, si presentava una macchina nuova,
e lì abbiamo avuto la possibilità di scattare queste foto in questo paesaggio, questa città medievale. E c'è stato fatto prima comunque è stato fatto un sopralluogo per capire quali erano le location migliori, e ovviamente anche lì c'è stato proprio il discorso dell'imprevedibilità, perché noi la città era chiusa per 4 ore, le vie che avevamo scelto per fare le foto, ovviamente la macchina è arrivata 4 ore dopo, quindi quando è arrivata la macchina per motivi non si sa quali era arrivata in ritardo, non c'era più la città bloccata, e quindi abbiamo dovuto reinventarci, fermare le macchine, prendere bestemmie da destra a manca per riuscire a rifare il servizio. Quindi il discorso della fotografia reale in questo momento, proprio in quel caso lì, era proprio quello di reinventarsi e di risolvere i problemi, perché la maggior parte delle volte, come ben sai anche tu, non va mai come dovrebbe andare, e quindi la bravura sta nel reinventare tutto, cercare di fare comunque lavorare al massimo nonostante le condizioni non siano quelle che si erano previste, e quindi questa è una normalità ed è una cosa che va un po' in conflitto appunto con la fotografia virtuale, credo, in cui non hai questa serie di problemi, in cui non hai un almeno non so se esistono commissioni, se qualcuno ti chiede di fare delle foto in un certo modo per un certo tempo, ma non credo che questo sia il caso. Poi non sì, so succede. Allora facciamo così, facciamo iniziare Mattia un attimino, vediamo cosa c'ha da dire insomma su quello che ha detto Giuliano e sulle immagini che hai visto, perché ti posso dire, io magari guardandole piccole un po' così ridotte qui su schermo, ci sono alcune immagini che non capivo se erano realizzate in Gran Turismo o erano vere, e quindi hai capito, c'è una roba incredibile secondo me. Vai Mattia. Piccolissimo lo schermo della live, faccio fatica a trovare le differenze, anche perché io GT Sport l'ho seguito da quando è stato annunciato fino all'uscita, ma poi non l'ho mai giocato effettivamente, non ho mai fatto tempo a recuperarlo, quindi conosco la modalità fotografica, l'ho vista anche in azione, però non ci ho mai messo mano veramente. Ora è proprio qui il problema che stavamo dicendo prima, che si muove su due binari, la fotografia virtuale e quella tradizionale, proprio anche per il fatto del tempo, cioè durante una gara tu puoi mettere in pausa la partita e lì puoi prendere lo scatto giusto, lo scatto quello che a te piace, riesci a girare in tondo oppure a metterti in posizioni magari inusuali, impossibili da... Ma guarda, scusami, ti interrompo solo un attimo. Ad esempio, un po' riprendendo anche ciò che diceva prima Cristiano, sapendo di dover fare delle foto all'interno di Gran Turismo, io con l'auto, capito, tiravo ste frenate al limite, perché so che il freno a disco diventava incandescente, e mi mettevo vicino al cordolo per poi poter fare la foto. Quindi si imbroglia, diciamo, in qualche modo. Sì, ah, eccole qua. E maledetto. Ovviamente trovarsi al lato del tracciato con la camera in mano, che devi muoverti, ti devi spostare anche magari per dare l'effetto di velocità aggiustando il tempo d'esposizione e quant'altro, certo, paragonarlo a stare sul divano e fare le foto al gioco può creare un po' di disordine, magari anche di paragone tra le due cose, però è proprio per quello che non dovrebbero essere, secondo me, paragonate, perché sono due cose completamente distaccate tra loro, sono appunto la simulazione della realtà, come GT Sport è la simulazione dell'esperienza di guida, e anche la fotografia virtuale è la simulazione della... Diciamo che però può essere propedeutica alla fine, in qualche modo, cioè comunque il discorso delle luci, il diaframma, può essere un po' un inizio, questo sì, assolutamente lo vedo come una simulazione, come uno per imparare a volare usa anche il simulatore di volo, può anche essere un'idea per imparare a fotografare, usare la fotografia virtuale, potrebbe essere assolutamente... Sì, insomma, vale il stesso discorso, non basta avere la macchina fotografica, poi la foto la devi fare, anche in virtuale, ma la foto alla fine la devi fare. Cristiano? Sì, ragazzi, occhio che a volte è il contrario, nel senso, vi racconto brevissimamente un aneddoto. L'anno scorso a Milano, l'estate scorsa, c'era la Photo Week, vi ricordate, no?
Io ero andato a visitare la casa atelier di un noto fotografo di moda milanese, gentilissimo, disponibilissimo, addirittura gruppetti di tre, ti raccontava tutta la sua vita, ti commentava le foto una per una, io ero in estasi. C'è stato un momento che mi ha molto colpito, perché lui mi spiegava che quando doveva fare una foto importante con una modella, con sotto dei budget veramente stratosferici, ci raccontava anche dell'ansia, perché tu hai questa ora e mezza con la modella e se sbagli qualcosa, bruci le alte luci, e poi come fai? Devi rispondere di un investimento che è pazzesco. Esatto. E da un lato apprezzavo questa cosa, dall'altro io tra me e me dicevo, ma nella fotografia virtuale se mi danno un'ora e mezza con un videogioco, io non posso fare nulla. Sempre tornando all'esempio di The Last of Us Part 2, io l'ho quasi finito per la seconda volta e al momento credo di aver fatto 3-4 foto che mi piacciono davvero. Per cui anche lì, quando c'è il publisher che mi commissiona 50 foto, io non so se faccio in tempo a esplorare tutto il gioco e trovare davvero i punti dove c'è la bella luce, dove succede quella cosa rilevante. Quindi con modalità diverse... Poi è vero che nel momento in cui trovo la situazione fermo il tempo e posso metterci anche 2 ore a fare uno scatto, però magari ci metto un mese a trovare quel momento. Quindi sono difficoltà diverse. Fotografia virtuale e fotografia dal vero sono linguaggi diversi e non sono neanche in concorrenza, perché hanno campi di applicazione diversi, il reale da una parte e il virtuale dall'altra. Al limite, se c'è un concorrente che deve temere la fotografia dal vero, quello è il render, perché ad esempio anche so che nell'industria dell'automobilismo a volte al posto delle foto si usano i render delle auto, no? Però attenzione a dire non possono essere paragonati, perché uno è molto più difficile, più complesso, sono linguaggi diversi con ciascuno le sue difficoltà e le sue peculiarità. Aggiungerei ancora una cosa. Noi in questo momento, parlando di Gran Turismo, per fare un paragone con le foto di Giuliano, abbiamo visto, almeno noi, che a differenza di Giuliano, che videogiochiamo di brutto, abbiamo visto i tools, la potenza dei tools che ci sono all'interno di questo videogioco. Ecco, c'è da pensare che magari esistano o esisteranno dei tools invece professionali in un futuro, più evoluti, che daranno maggiori possibilità, più dettagliati. Io con Giuliano mi sono confrontato ieri, insomma, un po' anche a riguardo, e si diceva, vabbè, ma se la Ferrari, la Lamborghini, differente, decide di realizzare delle immagini, non lo so, in Irlanda della nuova autovettura, ha sicuramente dei costi di un certo tipo. Probabilmente gli costerebbe molto meno realizzare una foto con un paesaggio già fatta, chi lo sa, insomma, non lo so. E quindi questa cosa, in realtà, secondo me, potrebbe entrare comunque in concorrenza con un fotografo che invece scatta solamente nella vita reale, cioè, perché anziché mandare il fotografo fa, guarda, io me la faccio in rendering, eccetera. C'è questa possibilità secondo voi? Giuliano? Ma questa possibilità già c'è per quanto riguarda l'arredamento. Ci sono già brochure di cucine e arredamento che vengono fatte esclusivamente in 3D e la modella viene fotografata in studio, poi viene fatto un montaggio ed è una cosa che viene fatta molto spesso e con risultati pazzeschi. Tante volte non si riesce neanche a capire qual è, se è reale o finto. Per quanto riguarda le macchine, non so se effettivamente una casa di questo tipo, anche perché secondo me per riuscire a ricreare una realtà, non so, una realtà così dettagliata per quanto serve a loro, non so se è un ambito che potrebbe funzionare. Per quanto riguarda, come dicevo, l'arredamento e le foto di cucine, di arredamento, viene già fatto per le macchine. Non saprei dire, sinceramente, se questa cosa possa prendere piede. I tools, sì, come si parlava ieri, se non sbaglio, si poteva eventualmente pensare a un ingresso di marketing di varie case che possono provare determinati tipi di strumentazione fotografica all'interno del gioco per poi eventualmente essere acquistati in un secondo momento. Tu parlavi del discorso della chitarra, della pedalina che può... Ti ricordi? Sì, assolutamente. Quindi magari una persona fa il gioco, prova la chitarra nel gioco, gli piace, poi se la compra. Quindi potrebbe essere un ingresso di marketing all'interno del videogioco, però non penso che sia valido per tutti gli ambiti. Ecco, sarebbe da capire poi effettivamente quanto la clientela
principale poi vuole fare degli investimenti di questo tipo, e dipende da questo ovviamente. Allora, Michele e Cristiano, che siete più inseriti appunto nel mondo virtuale, voi cosa ne pensate? Vai Michele. In realtà può essere un'evoluzione, sì, assolutamente, ci può essere questo passaggio, senza dubbio, però sinceramente non saprei neanche cosa dire al riguardo, perché non sono dentro al mondo, quindi non so quanto sia già una realtà, quanto non lo sia ancora. Per quello che vedo, comunque secondo me ci sarà questa evoluzione che passerà sempre più verso a tool digitali, render, e sì, si andrà a perdere secondo me. Speriamo di no, sennò speriamo di no, sennò io sono un grande, cioè comunque un grande appassionato di fotografia ancora su pellicola, perché io ho un problema fortissimo quando mi viene dato in mano un attrezzo fotografico e magari digitale, e in quel caso io inizio a scattare a raffica, veramente non ho freni in alcun modo, quindi la pellicola con quei pochi scatti che puoi fare mi permette di essere molto più selettivo, perché anche con la fotografia virtuale io su The Last of Us 2 mi pare di aver fatto 536 scatti, di cui butterò probabilmente 500 scatti, però sì, è veramente una roba che spero che non avvenga questo passaggio completamente al digitale oppure al virtuale, e che si rimanga comunque un po' ancora a un qualcosa di più artigianale. Ok, Cristiano, vai a bomba, che tra l'altro tu, Cristiano, mi hai detto qualcosa che hanno scritto in chat, se non so se hai visto, che parlavano appunto dell'agenzia Getty Images per la realizzazione delle immagini. Vai. Sì, allora la notizia era di qualche giorno fa che Sony ha affidato a Getty Images l'acquisizione delle fotografie dei tornei ufficiali di GT Sport. Assolutamente sì. A me fa specie, perché viene da pensare, no? Sei Sony, te le fai da solo, no? Lì probabilmente c'è anche l'interesse a dire: lo stesso fotografo famoso automobilistico che fa le foto del Gran Premio ha fatto le foto anche del mio torneo, quindi sicuramente c'è anche un interesse di immagine più che tecnico, anche perché poi bisogna vedere se quel fotografo lì, se non ha mai avuto a che fare con il photomod, potrebbe avere qualche difficoltà. Però è un evento che in qualche modo segna ufficialmente l'inizio della fotografia virtuale sportiva. Invece, per ricollegarmi a quello che dicevi prima, secondo me dobbiamo distinguere nettamente tra fotografia virtuale e rendering, ok? I rendering già adesso vengono molto utilizzati sulla stampa, ma non sono fotografia virtuale, nel senso che il render è una costruzione 3D creata tutta allo scopo di creare un'immagine pubblicitaria, promozionale, quello che è. La fotografia virtuale è fotografia di luoghi, personaggi, mondi che assolvono una loro funzione. Dentro quel mondo avvengono delle storie, avvengono delle battaglie, e io vado con la fotografia, quindi con il mio linguaggio fotografico, a fare una riflessione su quello che succede attraverso l'immagine. Quindi, ripeto, non ci può essere davvero concorrenza tra fotografia virtuale e fotografia davvero, perché proprio sono diversi necessariamente i soggetti e i campi di applicazione. Con il render sì, può essere un problema, perché io questa cosa me la vedo assolutamente, ma magari già adesso si fa, che se io devo fare il servizio automobilistico al Polo Nord, esagero, e ovviamente mi costerà meno ritirarlo magari in computer grafica al Polo Nord, certo, che non andarci davvero. Assolutamente. Allora, chiedo a Pierre se può passare il terzo blocco, perché vorrei affrontare, non abbiamo ancora tantissimo tempo perché dopo vorrei parlare ancora di una cosuccia, però nel terzo blocco ci sono alcune immagini di Giuliano che io ho selezionato, perché secondo me rappresentano ciò che ancora non riusciamo a realizzare nella fotografia virtuale. Noi siamo abituati a vedere COD o cose simili, quindi giochi
spara in prima persona, no? Ecco, allora, queste immagini qui, con Giuliano ne parlavamo, c'è una cosa che ancora non esiste nella fotografia virtuale, che è l'imperfezione. Corretto, Giuliano? Nella foto virtuale è sempre tutto perfetto, la luce, le cose, eccetera, con i limiti di cui abbiamo parlato prima con Cristiano. Però faccio un esempio molto, molto banale, no? Io ho un amico che realizza, in questo caso parliamo di rendering, di navi da crociera, quindi quelle che poi vengono presentate, queste fotografie virtuali che vengono presentate poi ai clienti per acquistare il biglietto di una nave che non è ancora pronta, per capirci, e l'unica maniera che ho per distinguere la fotografia reale dal rendering è su come sono posizionate le sedie, perché le sedie sono posizionate sempre in maniera perfetta, no? La distanza è così. Allora, l'imperfezione in realtà rende la fotografia autentica, Giuliano? Ma adesso non vorrei andare contro quello che diceva Cristiano prima, in cui diceva che comunque ci sono delle difficoltà di luminosità. Io ovviamente, da ignorante della fotografia virtuale, non è che posso sapere tutto, quindi a priori immaginavo che comunque la differenza fosse quella. Ovviamente poi Cristiano mi ha smentito dicendo che comunque anche nella parte della fotografia virtuale non è la luce, non è sempre perfetta, i paesaggi non sono sempre perfetti, quindi su questo devo ricredermi e non posso dire quello che ho pensato con te l'altra volta, perché ovviamente mi ha già smontato mi ha già tolto tutto quello di cui potevo parlare. Quindi io avevo immaginato che effettivamente forse l'imperfezione poteva essere quella che poteva caratterizzare e differenziare i tipi di fotografia. In questo momento mi ritrovo un attimino di difficoltà, perché effettivamente Cristiano mi diceva appunto che ci sono anche queste difficoltà anche nel realizzare poi le immagini virtuali. Quindi poi io, nel mio modo di fotografare, ovviamente cerco sempre la perfezione senza raggiungerla mai, ovvero c'ho sempre qualcosa di cui non sono contento. Qualche volta non capita, ma la maggior parte delle volte vorrei sempre rifare qualcosina. E quindi in questo momento mi prendi un attimino in contropiede, perché ovviamente Cristiano mi ha bastonato prima dicendo che non è così. Quindi lascerei dire a Cristiano qualcosina a questo punto sull'imperfezione delle fotografie virtuali. Ma guarda, la cosa interessante è che io sono ormai vaccinato e preparato a rispondere a tutta una serie di obiezioni, perché mi occupo di questa cosa ormai da qualche anno e quindi le ho già sentite un po' tutte, no? le obiezioni più ricorrenti. Ho fatto anche una sezione apposta del mio sito su questa cosa. Ma la cosa che colpisce di più è che in realtà queste obiezioni la maggior parte delle volte non vengono da un fotografo tradizionale come te, che quindi il motivo è semplicemente che viene da un altro ambito e quindi fatica a immaginarsi il virtuale. Ma spesso le obiezioni, soprattutto quelle che sono tese a sminuire il lavoro del fotografo virtuale, vengono proprio dai videogiocatori. Questa è veramente una difficoltà della virtual photography, perché normalmente la community dei videogiocatori è abituata a doversi difendere dalle accuse che vengono da fuori, dai media, eccetera, no? Il fotografo virtuale invece si trova anche videogiocatori che gli dicono che quello che fa lui è una cazzata, che potrebbero farlo chiunque, che è solo prendere degli screenshot, che basta pazienza, che non ci vuole nessuna abilità. Gli haters sono dappertutto, si sa. chiudiamo il giro con te? Sì, su questa cosa che dice Cristiano sono assolutamente d'accordo. Sotto ai miei articoli è sempre abbastanza pieno di gente che comunque arriva e commenta riguardo al fatto che non è fotografia, che non è nulla che ci si possa avvicinare, ma è proprio quello il punto, che sono, per me perlomeno, due cose abbastanza diverse. Poi hanno i loro punti di contatto assolutamente, però comunque andrebbero un po' divise le due parti. E invece, che stavo avanti prima, non mi ricordo più. Ti è molto bravo comunque, devo dire, a rispondere. Mi è capitato di leggere le sue risposte, è molto preparato, molto puntuale. Quindi sappi, Mattia, che ho apprezzato diverse risposte pacate, argomentate e soprattutto pazienti. Pazienza è una cosa che io non ho più alla mia età, davanti ad accuse che spesso sono anche frettolose, insomma. Sì, sì. Grazie. Allora,
Allora, io direi che chiederei nuovamente a Pierpaolo di inserire il blocco 1 e volevo un po' chiudere questa nostra conversazione dando dei suggerimenti a chi ci sta ascoltando, a tutti questi videogiocatori o curiosi, per realizzare delle buone immagini. Io reputo che la buona immagine si faccia in maniera uguale sia un po' nella vita reale sia nel virtuale, ovvero ci sono delle basi che sono uguali, no? Non cambiano l'inquadratura a livello di terzi, dopo un discorso in realtà diverso è Cristiano che fotografa in verticale e quindi dal punto di vista della costruzione dell'immagine secondo me è tutto più complicato per quello che riguarda me, e poi la foto di ritratto sappiamo che è verticale, però si vede in una maniera un po' diversa questa cosa qua. Allora facciamo a giro, vai Cristiano, che suggerimenti avresti da dare a chi vuole avvicinarsi a questo tipo di fotografia in game? Sì, allora il suggerimento è di non chiudersi nel gioco. Cosa tendono a fare i ragazzi? Hanno il loro gioco preferito, ci giocano 1000 ore, fanno 1000 foto, poi magari ne selezionano 50 e sono convinti che hanno speso tutto quel tempo, hanno selezionato da un sacco di foto, quindi quelle 50 sono sicuramente bellissime. No, può darsi che anche quelle 50 non valgano un fico secco. Se volete iniziare a diventare un po' bravini e a conoscere quello che è il linguaggio fotografico, in realtà il sistema è lo stesso della fotografia davvero, cioè non si parte dallo strumento, non è che se uno, come confermerà penso Giuliano, vuole imparare a fare fotografie subito deve comprare la reflex da 1000 euro. È meglio uno smartphone e un manuale di composizione da 20 euro. Inizi a capire come si può veicolare un concetto attraverso la composizione di un'immagine. Per cui studiare, anche se volete fare fotografia virtuale, guardate i fotografi dal vero, guardate quelli bravi, cercate di capire che cosa rende interessanti le loro foto e poi magari provate piano piano a fare qualcosa del genere anche nel virtuale. Attenzione, non è detto poi che tutto quello che funziona dal vero poi funzioni anche nel virtuale, però visto che siamo per forza tutti un po' autodidatti nel virtuale, perché non ci sono le scuole di fotografia virtuale, è importante che questo essere autodidatti non sia mi insegno tutto da solo, ma da solo mi vado a ricercare i maestri che non ci sono magari ancora di fotografia virtuale, ma caspita se ci sono di fotografia. Io per primo mi ispiro molto di più ai fotografi del vero che non ad altri fotografi virtuali. Ok, Giuliano? Oddio, consigli fotografici, non tanto in game, ma in generale, insomma. Sul game posso dare nessun consiglio, purtroppo. E sono d'accordo con Cristiano su vari punti, perché ovviamente un conto è fare le foto, sentire gli amici sui social, di oh, le foto sono bellissime, poi un altro è effettivamente scontrarsi con la realtà e vedere da un professionista effettivamente se quelle foto valgono o no. Quindi la cosa importante è documentarsi, guardare in giro, vedere i siti, vedere i libri, si è spenta la luce ovviamente. E quindi vedere quello che fanno gli altri fotografi, gli altri maestri, tra virgolette. Effettivamente poi la fotografia virtuale alla fine la composizione è la composizione fotografica, quindi se uno guarda autori di fotografia reale ovviamente poi si ritroverà anche poi nella fotografia virtuale, perché alla fine lo scatto e la composizione rimane quella tendenzialmente. Ovviamente bisogna documentarsi, vedere quello che fanno gli altri e vedere quello che piace, vedere quello che piace fare soprattutto, quindi uno deve seguire anche la sua strada, quindi magari uno non piace fotografare le macchine, perché si intestardisca magari fotografare le macchine se non gli piace non gli viene, capito? Quindi seguire comunque una sua strada e un suo percorso e documentarsi e vedere quello che fanno gli altri soprattutto. Giuliano, però da te mi aspettavo un discorso anche sulla luce, no? Cioè, tu lo sai che perfettamente per me tu sei un po' il re della luce nella fotografia reale, va bene, poi non lo so, però ecco, ad esempio, un consiglio sulla luce, se ti senti di dare, al di là degli orari, delle varie cose, no? Perché poi, come ti dicevo, ad esempio in Horizon, no? La cosa che a me ha colpito è che tu potevi andare a modificare l'orario. No? Quindi la sera, la notte, il giorno, il mattino, e cambiava radicalmente l'immagine, cioè, e secondo me quella cosa è formativa cioè, quella cosa là. Essere un'ottima scuola, io non, queste cose mi hai detto tu, non sapevo che ci fosse questa possibilità. Per me fare la foto dal videogame, magari stai giocando, fermi e fai la foto, non pensavo si potessero anche modificare queste cose, quindi ben venga. Se si può fare così, uno vede anche come durante la giornata cambia la luce, come si allungano le ombre, come la temperatura del colore della luce cambia, e quindi può essere un'ottima scuola virtuale di fotografia, quindi per capire
su una piattaforma che è molto più semplice rispetto ad aspettare tutte le 20, tutte le ore di luce che sono i cambi, lo vedi immediatamente, capisci subito come si modificano le cose, quindi questo ben venga. Non ho armi per parlare della fotografia virtuale perché non sono mai entrato e non... Peraltro Giuliano, quella cosa lì di aspettare bisogna farla anche nei videogiochi in cui non c'è questa possibilità, ah, vedi, no? E quindi dici, ma che bel posto che sono, sono le 7 di mattina, devo aspettare il tramonto, no? Oppure capiti in un posto che c'è una bella luce, aspetta che mi tengo il salvataggio che quando mai che mi ricapita la luce del genere. Bravo, ecco questo Cristiano secondo me è un ottimo consiglio che hai dato, quello di tenersi il salvataggio. Per quando hai più tempo per aspettare e vedere, questo è molto figo, mi piace, l'hai dato magari forse per scontato non dicendolo prima, ma secondo me questa è una chicca, secondo me molto interessante. Michele, il tuo parere? Allora, qualche consiglio? Prima di tutto, cioè, dovete capire quali sono i punti di forza del gioco che state giocando e che volete fotografare, perché magari un gioco è cioè ha dei modelli più belli, oppure magari ha dei paesaggi più interessanti, ha i dettagli più precisi da una parte e magari non da un'altra, quindi bisogna anche riuscire a capire da quel punto di vista come fotografare, cioè cosa fotografare, quali sono le cose da fotografare, perché non tutti i giochi permettono di fare di usare le stesse tecniche fotografiche magari reali, e quindi bisogna comunque adattarsi al gioco che si sta giocando. E per il resto leggete manuali, andate a scoprire fotografi, studiate la storia della fotografia, perché è sicuramente il modo migliore per avere degli scatti magari soddisfacenti, e che capite anche come si costruiscono, cioè, perché non è che le persone nascono imparate, e quindi è fondamentale anche da quel punto di vista. Allora, innanzitutto, Mattia, ti chiedo scusa, non so perché io continuo a chiamarti Michele, ma per correttezza chiamerò Giuliano, Esther, eccetera, quindi perdonami, Mattia, ti chiedo perdono di questa cosa qua. Vale. Allora, io direi che... possiamo chiudere un po', diciamo, questo nostro incontro. Intanto vi ringrazio tantissimo per aver partecipato, dando magari, soprattutto parlo per Cristiano e Mattia, dei consigli. Quali sono secondo voi i videogiochi che danno maggiori possibilità e soddisfazioni per andare a realizzare delle immagini in game? Vai Cristiano, Mattia, come vuoi. Vai Mattia, vai. Sicuramente... cioè, adesso il fenomeno è The Last of Us 2 è sicuramente un punto d'arrivo importante per la fotografia virtuale. Poi venerdì uscirà Ghost of Tsushima, e quindi anche lì, da quello che diceva Emanuele Gregori prima, sembra veramente qualcosa di esaltante, veramente, la modalità fotografica. E per il resto, se volete tornare indietro, c'è Spider-Man, c'è Forza Horizon 4, che io ho trovato veramente molto molto divertente da catturare, oppure anche Horizon ha una photo mode veramente molto molto accurata, e Days Gone che molti si dimenticano, ma la photo mode di Days Gone regala molte soddisfazioni. Sì, allora è difficile dare un consiglio, perché bisogna considerare tre fattori che sono importanti nella fotografia virtuale. Uno è che il gioco abbia in sé un immaginario, una direzione artistica, quindi qualcosa di interessante da fotografare. Due è che il rendering del gioco sia di sufficiente qualità, perché se poi la qualità dell'immagine comunque è bassa, non viene una buona fotografia virtuale. E terzo, proprio il photo mode, perché se ci danno un photo mode che ha due feature messe in croce, con la sfocatura, la messa a fuoco selettiva che non funziona, artefatti da tutte le parti, non si riesce a cavarne qualcosa di buono. I titoli più celebri in realtà li ha già citati Mattia. Con le automobili ovviamente andate tranquilli sulla serie GT e Forza, e altrimenti io darei un consiglio solo, che è Spider-Man,
darei un consiglio solo che è Spider-Man per due motivi. Photomode probabilmente è il migliore che c'è. È un gioco che ha puntato tanto, in genere il Photomode è più una cosa che viene aggiunta, no? Ma già nella comunicazione pre-lancio avevano puntato sulle funzionalità fotografiche. Ad esempio Spider-Man si può fare i selfie, per cui noi vediamo proprio il braccio teso di Spider-Man mentre magari si butta da un palazzo. Cioè è anche qualcosa che attiene al personaggio, se vogliamo, no? E poi Spider-Man è un personaggio particolarmente iconico, plastico, quindi si presta a eccellenti scatti d'azione. E poi ragazzi c'è tutta New York, quindi anche per gli appassionati magari un po' di street photography c'è tutta una città con cui sbizzarrirsi. Quindi è vero Horizon Zero Dawn, è vero magari Red Dead Redemption con qualche riserva, però se volete andare a botta sicura io dico Spider-Man. Va bene, allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, spero di aver fatto, che abbiamo fatto buona compagnia a tutti i ragazzi che ci hanno seguito, appassionati di videogame e fotografia. Invito tutti quanti chiaramente a seguire i profili Instagram dei miei super ospiti, sicuramente ne avranno piacere. Chissà, in realtà di domande da fare ce n'erano ancora molte, volevo anche un'idea su cosa vi aspettate di Photomode, sulle nuove console eccetera, ma magari sarà l'occasione per parlarne in un altro incontro, ovviamente se il nostro grande Pierpaolo avrà piacere di ospitarci nuovamente. E io penso d'aver detto tutto a riguardo, mi raccomando rimanete sintonizzati, vedo che ho dei messaggi della regia, perché proprio fra pochi minuti si parte con un dibattito su The Last of Us parte 2, quindi mi raccomando rimanete qui. Grazie per i complimenti che sto leggendo dedicate alla live, ne siamo tutti, penso tutti felici, orgogliosi, e mi scuso ancora con Mattia che ho chiamato Michele, ma ti giuro che d'ora in poi chiamerò tutti Mattia per compensare la cosa. Prossimo figlio lo devi chiamare Mattia. Va bene, ciao a tutti ragazzi, grazie, ciao ciao.